Salve a tutti ragazzi, rieccomi di nuovo qui, episodio numero 44. Riprendiamo da dove avevo lasciato. È un giorno che sono così a riposare. No, scherzo. Oh, alziamoci dopo questo combattimento nell'episodio precedente. Ho acquisito il settimo senso. Ok, riposiamoci al falò. Togliamo questa armonizzazione qua. Rimettiamo qualcosa di più consono, tipo questa. Ok. Come mi ero... Ah, ok, avevo messo questo. Certo. Questo qui. Ma dopo... No, ancora vado. Finché non si tratta di un boss del genere, tutto va bene. Ah, ok, questo riduce il consumo di PA. Ok, bene. Andiamo. Andiamo ad aprire questa porta. Sono curiosissimo. Cioè, dove siamo? Siamo nel futuro? Nel passato? Per me, questo è il passato. Vediamo cosa c'è qua dietro. Ah, non c'è l'altare del vincolo. Ah no, aspetti, aspetta. Aspetti. Aspetti, dottore. È tutto buio. Tremendamente buio. C'è qualcuno? Forse dovrò rivedere un po' la build. Perché effettivamente 27 vitalità è un po' bassa, eh. Si prende facilmente calci nel sederino. Oh no! Dei cavalieri d'argento qui. Certo, siamo passati da dei non morti che piangevano dei cavalieri d'argento. Ah, stavo per dimenticare. Facciamo una cosa. Questo. Ecco, molto meglio. Adesso sei tutto mio. Chi c'è? Sento dei passi. Chi diavolo c'è lassù? Ma un cavaliere argento che fa la ronda. Sai che possiamo farli? Li facciamo picchiare insieme. Però... Ecco, mi ha visto. Ecco, tutti e due no, però, ragazzi, eh. Uff. Tutti e due no, eh. Ok. Ah, vabbè. Vediamo se funziona. Eh no, giustamente. Non è non mo. Non so. No. Non sono così stupidi. Bello ammazzarli così. Si avvelenano? Sì, si avvelenano. Vai, va. Rispetto per voi. Mi affronto faccia a faccia. Cracchio de besta be. Ok. Vabbè, siete rimasti le solite pippe.
Tu? Sai che? Diamo un po' questo. Ecco. Torna lì, che adesso ti finisco. Ok. Che ci sono cavalieri d'argento qui? Cosa ci fanno i cavalieri d'argento qui? Sì, l'altare del vincolo. È lo stesso location. Siamo nello stesso luogo. Vediamo se ci ritroviamo il maestro di spade. Ah, ok. Ovviamente i cavalieri d'argento hanno preso il posto. Ma cacchio però. Parte il... Vieni qua, Pippa. Vabbè, ma se fai così, amico mio. Perché ma eravate più forti a Norlondo, eh? Allora, dicevamo, qua ci sarà il maestro di spade. Quella è chiusa. Lama del caos. Come lama del caos? Lama del caos. Una spada maledetta di origini sconosciute, la cui lama è coperta di inquietanti strisce. Ok, gli attacchi di quest'arma danneggiano chi la impugna. Ok, classica arma del caos. Il caos incarnato. Però non dice nulla di chi sia. Chissà se la chiave... Ah no, questa proprio no... Ok, in quest'area non ci si va. Non c'è neanche l'indizio che si apre da un'altra parte, quindi quest'area non ci si va. Va bene. Andiamo alla nostra modalità furtiva. Ok. Io so che quando entreremo scopriremo delle amare verità. Amabili resti. Niente. Ok, l'altro l'ho già visto il cavaliere d'argento. Facciamo una bella surprise. Ah, non ho preso backstab. Adesso sì. Mi dispiace, amichetto mio. Ok, un'altra volta qui. Anche qua c'era un drop. Un oggetto. Anello del calabrone. Uppela peppero. Anello del calabron. Vediamo un po'. Visualizziamo, eh. Charan. L'anello di Charan. La lama del signore. 4 cavalieri di Queen. Ok, potenza attacchi critici. C'era unica donna a servire come cavaliere di Gwyn. Portava una maschera. La sua spada recupera la garanzia di morte per i nemici del trono. Quanto adoravo la sua armatura. Poi l'ho detto anche nell'altro episodio. Usiamo questo qui adesso. Tanto la rigenerazione a stamina non mi serve. Ma qui dov'era l'entrata? L'entrata era qui. Uff. Ma adesso è il terrore ad entrare. Andiamo un po'. È lo stesso posto.
Nello stesso luogo. Ci sono i troni. Ma dove sono? Frammento della spada spirale. Ma veramente? Leggiamo un po'. Torna all'ultimo falò utilizzato. Un frammento della spada spirale dei falò, utilizzato ormai molto tempo fa. Riporta all'ultimo falò usato, che è come la piuma. Il falò da Trevino può essere usato più volte. I falò sono legati tra loro in maniera irreversibile e conservano questo legame anche una volta esaurito il loro scopo. Ok, questo apposta il l'osso di ritorno allora. Quindi cioè, abbiamo una piuma. Solo che cosa ci faccio? Perché non posso accendere qui il falò? Poi non posso neanche salirci sopra. Si fa sempre più inquietante. C'è lei. Parlami. Well, fancy that. A lost lamb wandereth in, with nary a peep from the bell. Well, thou shouldst my purpose know. What can this old handmaid provide thee? Ma... No. L'armatura di... di Artorias. Questo aumenta la fede. Prendiamo l'armatura di Artorias. Non l'ho mai presa e non l'ho mai usata, però è bellissima. Un cavaliere sconfitto lasciò in eredità il sangue di lupo e una missione. La legione di non morti, dei non morti di Farron nacque per assolvere questo compito. E l'armatura dei guardiani dell'abisso è un presagio della loro stessa fine. Mamma mia, parliamo un po'. To skirt the curse's grasp, tarry not for long. Tis dark for now and not a soul stirs, but remember. Fires are known to fade in quiet. Or perhaps thou'rt captive already, like the poor girl. To skirt the tarry not, 'tis dark for now, and not a soul stirs, but remember. Or perhaps like the poor Ma perché so? Non c'è Andrei. Martello del fabbro. Questa cosa è inquietante. Questa cosa è inquietante. Cioè, dove sono? Cioè, quando sono più che altro? La domanda è quando sono. Un martello di metallo tramandato dai fabbri del santuario. Ok, infice danni. Ok, niente. Ovviamente qui non c'è nessuno. Quindi? Un invisibile. Ah, ma infatti. Ma che... Una guardiana. Occhi guardiana del fuoco.
che l'avrei trovata lì. Vediamo un po'. Cos'è? Una chiave? Una chiave. Svela gli orrori della guardiana del fuoco cieca. Si dice che appartengono alla prima guardiana del fuoco e siano la luce andata perduta da tutte le guardiane del fuoco successive. Svelano le guardiane del fuoco cieche cosa non dovrebbero mai vedere. Cosa non dovrebbero mai vedere. Quindi parlava di lei in gabbia, certo, dietro una parete. Quindi? Proviamo un po' a salire. Andiamo. Ah. Giustamente. Ceneri di un vacuo. Ceneri scuro di un vacuo. Fedele servitore di una donna da cui fu purtroppo separato. Permetta alla lanciare del santuario creare un semplice sguardo a questo oggetto permette di vedere Londor. Inquietante pata di vacui. Quando daremo questo oggetto alla tipa scopriremo chi è questo tipo. Di chi sono queste ceneri. Ok, saliamo. Quindi venire qui ci danno più che altro gli occhi. Questo è l'oggetto importante per il teletrasporto. Vabbè, se no uno usa. Uppa. Aspetta un attimo. Se no usa l'ossa di ritorno, cioè ne può comprare in infinità. E queste ceneri. Ma dove siamo? Nel futuro o nel passato? È tutto scuro qui. Se il campione è diventato un giudice. Eh sì, siamo nel passato, perché l'oscurità ha trasformato il campione facendo quel segno maledetto sulla schiena. Ehi, ma si vede qualcosa laggiù? Ah no, ok, sono... Ah sì, dai, sì. Ok, ho fatto il giro, questo lo... sì, sì. Ok. Qua è dove erano i cavalieri... tu questo buio non mi oriento. Ok, sì. Quindi si salirà di... Sì, ecco di qua, sì. Aspetta, vado a vedere qua giù. Nada. Nato 6MG, ok, perfetto. Vabbè, che tanto ormai gioco offline, quindi... Ah, ma no, ma lì non c'è la scala, maledizione. Però posso... L'hanno... Sapevo che c'era un glitch qui che si poteva salire. Non so se hanno spostato l'albero. Questa sarà chiusa. Per forza. Quindi finisce così qui. Quindi quella lassù è Lothric. Ok, finalmente. Fino a lì ci siamo arrivati.
hanno spostato, credo. Credo, eh. Quindi è tutto qui, così? Perché è buio e nel futuro invece non è più buio? Va bene. Usiamo. Ok. Ci siamo. L'ora della verità. Fammi passare, fammi uscire, carica l'aria. Fammi uscire. Fammi uscire. Fammi uscire. Voglio uscire. Per favore. Dai, su. Dai. Oh, grazie. Comunque questo cielo è strano, eh. Qua dovrebbe essere il cane che mi fa prendere sempre un colpo. Infatti. Quello è l'Ortric. Adesso siamo nel passato. Ma non si vede. È dietro, ok. È dietro, quindi è dall'altra parte tutto il resto del mondo di gioco. Per questo non lo vediamo. Però non sappiamo. Eh sì. Perché noi andiamo nel futuro, nel passato? Tu mi dici qualcosa? Eh? Ah, and the black eyes that shimmer within I see. 'Tis as if it were but yesterday. We did all we could to spare her from them. Much has happened since. Mayhap I should apprise thee. Già. Of what the thin light of these eyes might reveal to the eyeless firekeeper. Scenes of betrayal, things never intended for her ken, visions of this age's end. The eyes show a world destitute of fire, a barren plain of endless darkness, a place born of betrayal. So I willed myself, Lord, to link the fire, to paint a new vision. What is thine intent? The eyes show a world destitute of fire, a barren plain of endless darkness, a place. So I willed myself, Lord, to link the fire, to paint a new... Okay. What is that? Uff, bella. Questa le prendiamo. Ah, zero. Tanto zero, prendiamo, che dobbiamo fare? 10.000, questa è superata, adesso sta lì.
Vediamo tutto quello che è a 0, va. Questa non lo so perché vorrei l'altra. Però 10.000, adesso sta, aspettiamo. Questo. Arco lungo della luna, uff. Questa pure è di... questa ne ho una, quindi ho l'una all'altra, eh. Ecco, prima mi devo informare prima di prenderla. Ok. Quello è un mondo senza il fuoco. Intanto lasciamoci il discorso più importante. Ok, lei c'è sempre la stessa cosa. Ok, andiamo. Gracious. Passing Filet, this ash, I only hope thee. Ok. Cosa mi dai di nuovo? Oh, ok, lui perché l'ho ucciso il boss. Leonardo perché l'ho ucciso. Sarebbe le cose nuove? Ah, non c'è niente qua, a parte non so se sono il fatto che ho ucciso loro mi dà gli oggetti del boss. Cioè che ho portato le ceneri, se no non me le avrebbe date, vabbè. Va bene. Ashen One. Allora. Andiamo. Ok, ti dovevo, ho preso tutto. Ok, non mi regali niente. Ok. Do not be gone for long. Lui ho preso tutto. Mi ha dato quella. Ok, va bene. Questo rimettiamo. No. Ok. Vabbè, per adesso stiamo così, ci piace così. Non avevo preso un coso, non mi ricordo. Va bene, dai. Andiamo a fare la cosa. La cosa più importante. Poi ritorneremo al... Ah no, poi proveremo quella cosa di... Ho qui l'agendina. Guardiamo un po' un attimo. Ok. Sì, voglio tornare dalla... La signorina seduta in quella torre imprigionata, visto che ho ucciso... No, sono andato avanti nella storia. E provare la nuova gesture per vedere lì se mettendomi seduto succede qualcosa. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Tu mi devi dire tante cose. Ashen One, may I pose thee a question? Dica. Has the little Lord Ludlath spoken to thee of any curious matters? I sense that he possesseth some knowledge of a thing once most precious or most terrible. Sì, ce l'ho io. Now lost to the firekeepers. Pray tell, is it a matter of which I should be apprised? Già. Glieli do perché tanto meno magari la rendiamo un po' più loquace. Yeah. Ashen One, are these eyes? Già. How gracious of thee, Ashen One. The very things we firekeepers have been missing. Ah, così? Ashen One, my thanks for the eyes thou'st given. But firekeepers, and these will reveal through a sliver of light frightful images of betrayal. A world without fire.
Ashen One, is this truly thy wish? No, è orrendo un mondo privo di fuoco. Che cosa desideri? Che cosa desidererebbe lei? No, era veramente inquietante. Of course not. Please, kill me and take these eyes away before I am drawn into the darkness, seduced by the thin light and the awful betrayal. Ashen One, kill me and take these eyes away before I am drawn into the darkness, seduced by the thin light and the awful betrayal. Very well, then touch the pig nourishment. Adesso un momento livello. Mamma mia. Farewell, Ashen One. Mayst thou thy peace discover. Welcome home, Ashen. Speak thy... Ashen One, kill me and take these eyes away. Before I am drawn into the darkness, seduced by the thin light. Farewell, Ashen One. Mayst thou thy peace discover. L'abbiamo fatto, l'abbiamo uccisa. Poverina. Aha, thou art returned. So, the eyes show a world, a place. So, I willed myself. What is that? Now, now. Do not be away. Wow. Non ho più la guardiana per livellare. L'abbiamo fatto. Anche questo è roleplay. Ok. Un paio di occhi neri. Vediamo cosa succederà adesso con questi occhi.
Allora, torniamo al castello. Proveremo dopo questa perdita. Non me la sento di andare a provare la gesto, poi se non funziona, quindi torniamo all'Ortric, al castello. Castello di Ortric. Era qui. Sì. Perché c'era un ascensore che non funzionava e credo che lo dovrei prendere. Ma non so come si attiva. Come si attivi. Questi due episodi sono stati veramente dark. Già. Sicuramente dovrò passare da Rosaria a distribuire le caratteristiche, visto che se non posso più livellare dovrò rosicare delle caratteristiche da qualche parte. Allora, adesso qua noi dove siamo? Questo ascensore. Era questo l'ascensore? Oh, mi sono perso questa parte? Oh, complimenti a me! Oh. Mimiche? Sicuro? No. Veste votiva. Veste del principe Lothric. Il principe nacque malato, debole e avvizzito, ciononostante la famiglia reale lo amava, perché era suo destino diventare un signore dei tizzoni. Ok. Chi è che respira così? Va bene. Pezzi di tanite, ok. Ah, bene. Volevo vedere se c'era... Va bene, niente. Vieni, va. Settecento. Ok. Ma chi è che respira così? Ok. Dovevi stare dove stavi. Vieni qua. Ah, belli nascosti da dietro. Vi ho visto, amici. Io l'altra sera mi sono perso questa parte. Vai, beccate qui 751 di danno. Ok. Buono, pezzi di tanite. Ottimo. Pezzi di tanite. Ragazzi, rimanete lì e non rompete. Che cos'è? Un segno maledetto gigantesco? Sembra una crisi solare. Tra l'altro sì. Ah, sei te?
Oh, va anche per alto. Adesso muori lentamente, va. Che diavolo sono quelli? Che diavolo sono? Ma che bestie sono? Ma vabbè, guarda. Oh, l'arco! Ta-da! Ah, hai capito te? Il tipo che tira talismani di Lloyd. Ok. Ah, vabbè, m'ha preso. Poco male. Lui? Ancora in formissima? Ok. Siamo dietro... Ma da dove vengono queste bestie? Ok, continuiamo. Colonnello del Calabrone, gli ho fatto così poco. Ok, quello è andato. Cacchio. Quest'anello. È comodissimo, non si accorgono per nulla di me. Vieni qua. Smetti di tirare le frecce. Smettila. Gemma Grezza, ok. Ma ancora si sente respirare, non era lui quindi? Titanite scintillante. Ok. Lui ha droppato asce doppia cavaliere alato. Ottimo. Quindi solo questo? Cioè lui stava lì a tenerci un agguato. Ok. Ecco. E te parea. Comunque non ha senso tirare noi muri a caso. Minimo. Ottimo. Abbiamo scoperto. Minimo comunque lasciate degli indizi. Ok, l'armatura che mi era dato. Facciamo così. L'adorazione dei messaggeri divini era considerata eresia dai tre pilastri di Lothric. I tre pilastri. Sapete che sia per questo motivo che
Gertrude, figlia degli dei, fu imprigionata in una cella in cima all'archivio centrale. Imprigionata in una cella. Ma chi è quella? Gertrude si chiama quella? Sogna che torniamo da lei. Scusa, c'è meglio sacro. Ah. Difesa magia, ottima difesa magica. Mettiamo questo fuoco, intanto. Allora, per di qua. Questa è una zona nascosta. Niente, non c'è niente qui. Ok, si ritorna giù. Ok. Bene, non c'è niente. Quindi si trova quello scudo e quella... Ok, siamo sopra... Ok, bene. Dai, non è che non ho azzardato fare così anche lì, perché sennò... Va bene. Si sente più respirare. Ah, adesso sì. Ma che cosa sono? Comunque ruota tutto intorno a questa famiglia reale. Il figlio Lothric, suo padre il re, che è diventato mezzo drago. Pezzi tanide, ok, qua si fa. Grande upgrade delle armi qui, eh. Ah, ecco. Va bene. Uff. Non farò. Ah, ave Cesare. Si è messo in riposo. Brace, ottimo. Cavalieri Lothric dappertutto. Ok. Che pizza che ci sono altri verne qua da battere. Sono come piccioni qua a Lothric. Ok. Sono come piccioni. Pieno di verne. Tutto aumentato lo sport del colpisci il muro. Ah, là c'è un altro oggetto. Lo sport del colpisci il muro. Ma lì cosa fa così? Niente. Vabbè, me lo chiami, eh? Solo? Parry allo scudo. No. E basta. Ma dopo qua non ci ritorno più. Ok, un Estus, lancia pesante, va bene. Ok, abbiamo altri 10 minuti, vediamo cosa possiamo esplorare.
Oh, ragazzi. Siete pazzi voi. Una viverna albina e una viverna normale. Guardale. E adesso? C'è alternativa? Ci si butta lì sotto. Ah! No, prima cosa, facciamo una cosa. Facciamo così. Allora. Tiek. Tiek. E... questo fa sempre comodo. Ok. Sì. Simpatiche canaglie. Adesso mi butto là. L'ho visto là. Qui. Ok. Ottimo. Potenza le fiaschette. Prendiamo tutto quello che si può prendere. Sì, dopo il prossimo episodio esploreremo con calma meglio questa zona. Abbiamo... mi devo ancora riprendere dai colpi di scena. Ah. Oh, oh. Ma dove sono? Facciamo così, va. Io so qual è la medicina per te. Ma perché non... questa è la medicina per te. Prometto. Vedete scintillante. Non l'ho letto. Ok, titanite. Vai. Chissà che non ci sia uno shortcut qua. Ok, un nel fulmine. Ah, no. Ok. Adesso tocca... trappolina. Mi diverto. E dai. Non funziona con loro? Oh, ma perché non funziona? Va bene. Non funziona più adesso. Manco quei non morti. Vabbè. Oh, ci buttiamo all'altra parte. Qui. Poi per il momento lasciamo gli anelli così, gli oggetti così. Tanto l'episodio sta per finire. Tu non rompere. Sì, sì.
Noi. Ah, roba grossa adesso. Oh, e vabbè, cioè... Vabbè ragazzi, chiudiamo l'episodio, le anime le prendo la prossima volta. Con calma, sbudelliamo tutti. Ci settiamo anche bene qua, perché tanto forse si avrà bisogno di metterli. Passeremo sotto le viverne dopo aver preso le anime. Va bene, ci salutiamo. Episodio un po' così, un po' scioccante. Non abbiamo più la guardiana del fuoco. Ciao.